tanti, tantissimi visitatori e fedeli che in questi giorni hanno partecipato al rito delle tavole di San Giuseppe, tradizione antica che ogni anno coinvolge intere comunità unite nella celebrazione del santo, famiglie protagoniste di un rituale antico dalle origini medievali. La festa ha avuto origine in un periodo buio e di miseria dove la fede rappresentava l'unica speranza per uscire dalle difficoltà. Le tavole rappresentano un voto per una grazia ricevuta. Le pietanze sono un'offerta ai bisognosi in nome di San Giuseppe, santo venerato particolarmente nei comuni di Giurdignano, Minervino di Lecce, San Cassiano e Oggiano la Chiesa. Il GAL Terra d'Otranto ha voluto quest'anno creare un circuito di eventi per valorizzare nel miglior modo possibile il rito delle tavole imbandite con i cibi di terra e di mare. Cibi consumati dai santi il 19 marzo con il banchetto al quale partecipa l'intera famiglia. Ogni gesto ha un forte significato simbolico. Simboliche sono le pietanze, le decorazioni, i preparativi per la festa coinvolgono l'intero paese per diversi giorni. Nella giornata dell'evento le porte delle case restano aperte permettendo ai pellegrini in visita di assistere all'antico rituale e assaggiare le pietanze al termine del pasto. Le tavole di San Giuseppe sono una delle tante occasioni per vivere il Salento in maniera del tutto nuova, godendo non solo del suo patrimonio naturalistico ma anche della straordinaria tradizione. Quest'anno un bilancio più che positivo. Tantissime le persone che hanno affollato le vie del centro storico di questi comuni. Coinvolte quest'anno anche le piccole frazioni. Il bilancio sicuramente è positivo, siamo partiti domenica scorsa con la frazione di Cocumola con la sagra di San Giuseppe per poi passare ieri sera a Specchia Gallone con la distribuzione della massa e la visita delle tavole in tutto il paese, Specchia, Minervino e Cocumola ed oggi con la grande tavola qui a Minervino. Sicuramente è stata un'esperienza ancora più forte degli altri anni perché abbiamo consolidato il rapporto grazie al GAL con i paesi vicini, limitrofi che offrono la stessa tradizione, Giurdignano, Oggiano e San Cassiano e il coinvolgimento anche di tanti devoti che sono messi a disposizione per mantenere questa tradizione. Questa sera abbiamo voluto con noi per rappresentare la Sacra Famiglia l'oncologo, il professor Serravezza, e per la Madonna invece, per rappresentare la Madonna, abbiamo il viceprefetto, la dottoressa Pastorelli. Gesù Bambino è rappresentato invece da Giuseppe, che è un bambino della nostra casa per minori, la cooperativa Onlus Mettere le Ali. Poi, per quanto riguarda gli altri santi, abbiamo rappresentanti delle proloco limitrofe, ma quest'anno c'è stata una novità, abbiamo voluto con noi chi per anni, 30-40 anni, è stato devoto e ha fatto la tavola, l'ha fatto tuttora o ex voto l'ha fatta negli anni passati. Per cui abbiamo voluto che queste persone che per anni hanno donato, quest'anno ricevessero qualcosa dalla tavola. Abbiamo avuto un'affluenza di visitatori straordinaria e non solo giurdignanesi naturalmente, sono venuti un po' dai paesi limitrofi ma anche dai capoluoghi della regione. Poi abbiamo avuto ovviamente, avendo fatto il gemellaggio con Matera, capitale europea della cultura, abbiamo avuto il sindaco di Matera con la moglie e con delle altre persone di Matera che l'hanno accompagnato, di Fragagnano, di Trigiano, quindi io sono più che soddisfatta dell'evento quest'anno. Tutte bancarelle del luogo che continuano a valorizzare quella che è la tradizione delle tavole di San Giuseppe e posso cogliere l'occasione per invitare e pubblicizzare un altro evento che si terrà sabato, una passeggiata nel percorso megalitico. Sarà un evento particolare con 8 tappe in cui ascolteremo le musiche folcloristiche locali e anche lì ci saranno, non voglio dire tutto. Non voglio anticipare perché mi piacerebbe concludere queste giornate dedicate a San Giuseppe con questa manifestazione che sarà altrettanto attrattiva per il territorio. Abbiamo voluto fortemente insieme ad altri 3 sindaci, esattamente Oggiano, Minervino e Giurdignano, inserire l'evento Tavole di San Giuseppe in un progetto finanziato dal GAL Terra d'Otranto nella misura 313 azione 1, è un progetto chiamato Gusto e Territorio.
vede la promozione appunto delle tavole di San Giuseppe come aspetto enogastronomico. Gusto e territorio perché? Perché poi andremo a promuovere venerdì e sabato esattamente anche il territorio sotto l'aspetto paesaggistico e culturale, andando a fare la passeggiata tra i megaliti di Uggiano e Giordignano e Minervino di Lecce, per far vedere che anche nell'entroterra salentino ci sono degli aspetti culturali, paesaggistici e architettonici molto importanti da mettere in rete, da far vedere in giro per il mondo e far diventare questi aspetti, l'enogastronomia e l'aspetto culturale e paesaggistico, come attrattori per i turisti che vogliono venire a vedere il nostro bel Salento.